Buonasera, benvenuti all'edizione serale del TG6. Apriamo con la politica e polemica in Consiglio regionale per la proposta di legge regionale approvata ieri all'unanimità per il finanziamento da 1,5 milioni di euro al campus dello chef Nico Romito. La somma del Fondo Sociale Europeo è stata assegnata senza bando pubblico. Il servizio di Giuseppe Dintino. 1,5 milioni di soldi pubblici a Nico Romito. Ieri il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato il finanziamento per il campus ricerca e alta formazione che sarà realizzato a Castel di Sangro. Si tratta di una sorta di scuola privata di cucina di 3.700 metri quadri. Lo chef 3 Stelle Michelin ha messo tutti d'accordo perché l'emendamento è stato votato all'unanimità. In primis è stata trovata l'intesa nella maggioranza dopo un iniziale tentennamento della Lega. È un progetto rivoluzionario che rappresenterà l'emblema dell'Abruzzo del cambiamento, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. D'accordo anche il centrosinistra. Il consigliere Antonio Blasioli, che aveva votato contro in commissione, spiega che il PD ha approvato il progetto perché il campus offrirà 5 rette gratuite. Borse di studio gratuite per 5 abruzzesi in condizioni particolari da un punto di vista economico e di merito per partecipare al campus di formazione di Nico Romito e altri 10 a condizioni agevolate, sempre di residenti in Abruzzo. Collaborazione con le università abruzzesi e con il CRUA, l'abbiamo chiesto specificamente, come abbiamo chiesto pure che all'interno di questa legge fosse messa la possibilità di partecipare a questi corsi di formazione al personale sanitario delle ASL e a quello delle mense scolastiche. È comunque un'iniziativa privata, però abbiamo acconsentito oggi all'approvazione a fronte di questa forte mitigazione di quel provvedimento di legge. Favorevoli anche 5 Stelle, perché è stato inserito anche un nostro emendamento, ha dichiarato la capogruppo Sara Marcozzi. Grazie a un emendamento a mia prima firma, ma poi firmato e quindi condiviso e votato da tutto il Consiglio regionale, un emendamento che stanzia 500.000 euro per il Comune di Villa Santa Maria. E in particolare per l'istituto alberghiero che ha oramai una tradizione centenaria, forse non è conosciuto universalmente come Nico Romito, ma ha fatto altrettanto un lavoro straordinario per la nostra regione, ha esportato cuochi in tutto il mondo e ha contribuito quindi anch'esso negli anni, nei decenni, a valorizzare l'Abruzzo nel mondo. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il finanziamento al progetto di Romito sarebbe stato un motivo del contendere in seno al gruppo pentastellato. Il vicepresidente del Consiglio, Domenico Pettinari, infatti, sarebbe stato contrario. La lite però è subito stata smentita dai grillini. Ad ogni modo rimangono ombre sulla legittimità giuridica dell'emendamento. In quanto si tratta di un finanziamento pubblico ricavato dal Fondo Sociale Europeo concesso per un'iniziativa privata senza alcun bando di gara. Tutto dipenderà dall'interpretazione che gli organi competenti daranno della legge regionale 194 del 2021. L'articolo 3,4 di tale legge infatti giustifica gli aiuti di Stato a ricerca e formazione. Sono 173 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. I dati sono emersi dall'analisi di 3.098 tamponi molecolari. Il 5,58% dei campioni è risultato positivo. Non si registrano decessi recenti. Il bilancio delle vittime è fermo a 2.571 decessi. Continua il graduale aumento dei ricoveri che passano dai 95 di ieri ai 97 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto resta fermo al 7% per le terapie intensive e al 6% per l'area medica, mentre l'incidenza dei contagi scende a 80 decessi per 100.000 abitanti. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 93 anni. Attualmente i positivi sono 2.944 con un incremento di 57 casi, 85 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica e 12, dato invariato, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2.847 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 79.612, pari a un più 116 casi. Dei nuovi positivi, 24 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 54 in provincia di Chieti, 64 in provincia di Pescara e 46 in provincia di Teramo.
Parliamo ora di sanità, voltiamo pagina, la ASL di Teramo si prepara ad assumere infermieri, OSS e personale amministrativo. Oggi si è celebrata a Teramo la giornata mondiale del neonato prematuro. In provincia ogni anno nascono almeno 30 bambini prima del tempo e la sinergia tra volontariato e ospedale diventa fondamentale per il supporto psicologico alle famiglie. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Giornate impegnative per l'ASL di Teramo che ha promosso una serie di iniziative particolarmente importanti. Si parte con la celebrazione della giornata mondiale del neonato prematuro che vede la sinergia tra volontariato, in particolare l'associazione L'Abbraccio dei Prematuri e le unità operative di pediatria, neonatologia e ostetricia dell'azienda sanitaria teramana. Un modo per assicurare il supporto psicologico e logistico alle madri e più in generale alle famiglie di neonati prematuri. Il volontariato è qualcosa che entra in campo nel ritorno a casa dove purtroppo, cioè io lo definisco un salto nel buio, perché al di là del bambino prematuro il volontariato interviene anche a sostegno delle mamme in genere, delle fragilità psicologiche delle mamme proprio nel momento postpartum. È un salto nel vuoto perché dopo una degenza breve, una dimissione precoce, perché dobbiamo rispondere a criteri di efficienza, di razionalizzazione, eccetera, si torna a casa spesso alla prima esperienza, con un allattamento non ancora avviato, con il baby blues che insorge proprio nel momento in cui si rientra a casa e che in soggetti predisposti può dare grosse problematiche proprio di tipo sanitario importanti, la depressione postpartum, la psicosi puerperale, eccetera. Ma anche laddove non ci siano questi rischi, il sostegno alla mamma in modo particolare, non soltanto psicologico sicuramente, ma anche logistico è importante. Quindi il volontariato va a colmare questo vuoto che al momento c'è nell'assistenza territoriale, che ancora non focalizza l'attenzione sulle mamme. Si prosegue poi con il Welcome Day tutto teramano, promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica dell'Università degli Studi dell'Aquila e dalla Direzione Strategica dell'ASL di Teramo, con lo scopo di promuovere l'accoglienza delle 40 nuove matricole del corso di laurea in infermieristica della sede di Teramo. Dopo tantissimi anni, grazie all'Università dell'Aquila, abbiamo riportato il corso di laurea in scienze infermieristiche anche a Teramo. La cosa bella è che l'anno scorso erano 20 matricole, quest'anno ne sono 40, quindi un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo svolgendo. Intanto sono iniziate a Roma le selezioni per l'assunzione di 196 OSS, operatori sociosanitari. Al maxi concorso che vede capofila l'ASL di Teramo per la regione Abruzzo hanno presentato domanda 8.000 candidati. 8.000 domande, 50% ieri e il 50% oggi, preludio all'altro concorso che faremo il 24 di infermieri e all'altro dei collaboratori amministrativi che invece faremo a Pescara. E oggi, in occasione della giornata mondiale della prematurità, nel reparto di terapia intensiva prenatale dell'ospedale di Pescara, i nonni hanno potuto incontrare i nipoti. È la prima volta che accade dopo l'emergenza Covid. Il servizio di Paolo Renzetti. Oggi, come ogni anno, il 17 di novembre è la festa del prematuro. È una festa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su questa realtà, che è una realtà importante. Considerate che un neonato su 10 nasce prima del tempo e che durante la pandemia sono anche aumentate le nascite premature. Cosa abbiamo pensato di fare quest'anno? Quest'anno abbiamo pensato di far entrare i nonni in terapia intensiva insieme a mamma e papà, perché noi pensiamo che mamma e papà non sono semplici visitatori, ma sono parte della cura, e quindi avere la famiglia vicino sicuramente ci aiuta in un'alleanza terapeutica che produce degli effetti assolutamente benefici e che sicuramente fa avere più successo. I nonni non hanno avuto mai la possibilità di poter vedere i loro nipotini e ci sembrava una cosa veramente un regalo grandissimo da fare ai nonni, perché ripeto, per noi la famiglia è un altro elemento
di cura è importantissimo, cioè oltre alle nostre cure è importante che il genitore parli con il neonato, è importante che lo tocchi, che lo coccoli, che possa raccontare una storia, una canzone, perché tutto questo migliora il suo sviluppo neuropsichico. Lei prima diceva, dottoressa, che nel periodo Covid sono aumentate le nascite premature, c'è una motivazione scientifica, medica? Purtroppo la motivazione scientifica non si è ancora capita, gli studi sono ancora in corso, sicuramente tra qualche tempo capiremo anche perché sono aumentate in questo periodo le nascite premature. Voltiamo pagina, l'amministrazione comunale di Pescara ha illustrato questa mattina a Palazzo di Città il progetto riguardante il parco archeologico dell'ex campo Rampigna. Ora partirà la fase della ricerca dei fondi. Il servizio. Assessore, oggi svelate quello che è il progetto del parco archeologico ex campo Rampigna, un progetto a cui l'amministrazione comunale tiene in maniera particolare. E avere un parco archeologico all'interno della nostra città rappresenta proprio un prestigio di grandissimo valore, di grandissimo livello, anche perché lì all'interno si potrebbero portare avanti anche degli eventi culturali, dei poli museali, e quindi è molto importante dare seguito a questo parco archeologico. Ora parte una seconda fase, quella della ricerca dei fondi per poter costruire questo parco. Sì, i fondi purtroppo sono tanti, i fondi che servono sono veramente tanti, e quindi ci stiamo rapportando con il Ministero per poterli trovare. Quando abbiamo scavato sotto a Rampigna abbiamo trovato resti che risalgono a prima di Cristo, quindi stiamo parlando di scoperte importantissime per la nostra città. La sovrintendenza è subito intervenuta, ha stilato un cronoprogramma, ha predisposto, redatto un progetto che adesso presentiamo alla città. Occorrono risorse molto importanti che certamente non possono essere sostenute dal Comune di Pescara, però i fondi del PNRR possono essere assolutamente utili per raggiungere l'obiettivo. Certo è che io porrò delle domande alla sovrintendenza e soprattutto al Ministero per capire se questo progetto e queste scoperte possono essere veramente interessanti a livello nazionale e internazionale, in modo tale da poter investire su questa città da parte degli organi competenti. Se questo avverrà, e avverrà in tempi brevi, noi porteremo avanti questa possibilità, perché sarà un salto di qualità della città incredibile, insieme alle altre iniziative che stanno trasformando Pescara da città veloce, città del futuro, anche a città che ha i piedi ben piantati in una storia lontana. Rampigna sì, ha grandi opportunità e sicuramente non sarà un progetto breve, non sarà uno studio facile, ma sicuramente potrebbe diventare uno degli elementi di punta della riqualificazione urbana e della conoscenza della storia della città. Da esperta vale la pena investirci, crederci, anche se la prudenza della scienza, per l'appunto, ci consiglia di fare una politica del passo dopo l'altro nella valutazione scientifica di quello che potrebbe emergere da una situazione che oggi conosciamo solo in via campionaria. Si chiama UDA Smiles at You, il progetto voluto da Università d'Annunzio e Prefettura di Chieti per un ciclo di incontri che inizieranno venerdì 19 novembre e che vedranno i professori dell'Ateneo incontrare la cittadinanza per trattare le tematiche delle reazioni post-Covid nelle persone. Il servizio. Questa è un'iniziativa voluta dal nostro Ateneo e dal Prefetto di Chieti. Sicuramente noi abbiamo notato un problema molto molto serio a carico dei ragazzi, in primis di quelli vicini a noi, quindi degli studenti universitari, e cioè che si sono rivolti agli psicologi proprio per delle disfunzioni che hanno ritrovato dopo il periodo Covid. Sono triplicate infatti le visite di una certa fascia di età
presso gli psicologi, e questo ci ha fatto pensare di dover fare qualche cosa, quindi abbiamo messo insieme questi incontri, questa prima serie di incontri che spero che saranno apprezzati tra virgolette dalla comunità. Gli incontri sono aperti a tutti, sono gratuiti, naturalmente il numero di partecipanti è esiguo, quindi c'è una prenotazione da fare perché possiamo accogliere circa 24-25 soggetti per volta. E comunque siamo pronti ad aiutare coloro i quali hanno subito qualche problema di carattere psicologico, fisico, da un punto di vista alimentare o del movimento o della socializzazione, che è la cosa forse più importante, e noi siamo pronti a dare una mano su questo. C'è una grande richiesta della cittadinanza per sapere, per conoscere come fare per ripartire, per avviarsi al ritorno ad una normalità. Beh, si sta ritornando a una normalità, francamente la vaccinazione ci ha cambiato la vita, perché l'anno scorso noi come università non potevamo nemmeno pensare di lavorare in presenza, oggi abbiamo iniziato a fare le lezioni in presenza, quest'anno stiamo facendo lezioni, tesi, esami in presenza, solo in qualche raro caso andiamo in differita con la telematica, però alla fine si è ripresa una quasi normalità. Vorremmo aiutare quei ragazzi che non riescono a reinserirsi nel mondo sociale normale a poterlo fare con più tranquillità. Lab 2 è il progetto denominato Bando delle Periferie, riguardante il quartiere Fontanelle di Pescara, che da oggi può anche contare sull'apertura di un punto informativo. Sentiamo. Oggi si parla di bando delle periferie, di fondi che l'amministrazione comunale investe proprio per la riqualificazione di queste aree. Si parte da Fontanelle. Siamo contenti oggi perché annunciamo anche questa, uno dei tanti progetti del bando periferie. Oggi siamo qui a Fontanelle in via Caduti del Servizio. Riteniamo che questi progetti siano importantissimi perché diano anche un aiuto anche concreto alla cittadinanza, anche di inclusione sociale di tutta la popolazione che abita qui, che sono veramente tanti. Noi ci stiamo mettendo tante risorse come amministrazione, potete vedere anche i lavori pubblici che abbiamo fatto qui, abbiamo un sistema di videosorveglianza molto innovativo. È importante che l'amministrazione, il comune, si sposti da Piazza Italia con questi progetti, dove all'interno dei quartieri, soprattutto in questo caso qui a Fontanelle, andiamo proprio all'interno di quei contesti sociali dove la stessa cittadinanza ci dice di fare tanti progetti, tante iniziative, anche da raccordo a tutta la popolazione che vive in questi luoghi. Noi vorremmo fare e faremo un censimento delle domande che, come diceva l'assessore, vengono dai cittadini. Cercheremo di organizzarle su piattaforme, proprio anche col volontariato, su piattaforme operative, e in qualche modo cercheremo di risolvere anche i problemi più difficili di vita qui, perché ci sono le prime segnalazioni che noi abbiamo avuto quando siamo venuti qui per aprire gli uffici, e molte signore di una certa età ci hanno detto: ma per caso potete aprire una farmacia, per caso potete aprire un negozio? Questo dà la sensazione della necessità di attrezzare, ma non è solo questa l'attrezzatura di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di attrezzare anche dal punto di vista della capacità delle energie positive che ci sono in questo quartiere di esprimersi attraverso anche momenti di occupazione, di tempo libero, se c'è voglia di creare un'attività, anche una cooperativa. Noi lavoreremo con loro, fare in modo che nasca questa struttura, questo strumento per esprimersi nel campo professionale. Lo faremo anche in raccordo con gli ordini, con le categorie. Quindi in qualche modo la città viene qui, non solo noi in città. E questo è importante perché cerchiamo di chiudere quella cesura che c'è stata o che c'è sia tra la città che il quartiere, che sia all'interno dello stesso quartiere. Il lavoro sarà questo, quindi quello di far esprimere le energie positive che c'è questo quartiere. Cambiamo argomento, prende il via oggi al porto turistico Marina di Pescara la 3 giorni di Visionaria, il primo Adriatic Innovation Forum dedicato all'innovazione in Abruzzo.
Ha preso oggi il via al porto turistico Marina di Pescara la 3 giorni di visionaria, la kermesse dedicata all'innovazione che vedrà la presenza di oltre 50 speaker, 12 start-up finaliste e la presenza di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali. Ospiti sono arrivati nella nostra regione dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia Erzegovina e dagli Stati Uniti. L'Adriatic Innovation Forum, organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, con il supporto di Agenzia di Sviluppo, PID.impresa digitale ed Innovalley, si chiuderà venerdì 19 novembre. Questa visionaria, così come l'abbiamo chiamato, è un momento di incontro tra ricercatori, gente che hanno voglia di fare politica, Camera di Commercio italiana e con quella dell'Adriatico, con il mondo dell'università, con i giovani. Praticamente sono 3 giorni di incontri per dare un contributo reale alla crescita del nostro paese. Nella giornata di oggi e anche nei prossimi giorni, in questi 3 giorni di appuntamenti, Presidente, si vedranno anche le eccellenze dei nostri giovani che rappresentano il futuro. Certamente ci sarà anche il concorso delle start-up, ne sono un numero significativo, e dove vedremo il grande lavoro che i nostri giovani hanno fatto. Voltiamo pagina, adesso appuntamento con la moda. Si è svolto a Chieti l'evento Autumn Fashion, che ha visto protagoniste le bellezze e le tendenze per la prossima stagione per le vie del centro cittadino. Moda, musica e danza a Chieti, per una città che si conferma una fucina di miss e di future stiliste. Si è tenuto sotto i portici di Corso Marucino a Chieti Autumn Fashion, l'evento moda organizzato dall'agenzia Four Events di Camillo Del Romano, che ha l'esclusiva regionale per il concorso di Miss Mondo. Sotto i riflettori hanno sfilato i capi d'abbigliamento di alcuni negozi teatini, ma anche le incantevoli creazioni disegnate e realizzate dalle alunne del corso di moda del liceo artistico Nicola da Guardiagrele, guidato dalla dirigente Paola Di Renzo. Coordinate dalle professoresse Anna Core, Marilena Pretrocco e Manuela De Cinque, le aspiranti stiliste danno dato vita ad abiti da sogno che hanno colorato un pomeriggio all'insegna della moda e della bellezza. Un debutto infatti non solo per le aspiranti stiliste, ma anche per le aspiranti indossatrici. Per alcune studentesse dell'artistico è stata infatti la prima sfilata della vita e potrebbe non essere l'ultima, se si pensa che da Chieti la Four Events Agency ha visto proclamate Miss già altre ragazze, come nel caso della conduttrice della sfilata Anna Bruna Di Orio, che ha partecipato alcuni anni fa a Miss Italia e oggi è un volto noto di programmi Mediaset come Donna Avventura e Ricette all'Italiana. Tra un'uscita e l'altra di abiti ci sono stati anche momenti musicali con le esibizioni di Giovani Promesse Canore e delle ballerine della scuola di danza Dimensione Danza di Chieti, diretta da Paolo La Rovere. E tra le ballerine c'è già un'altra Miss, è Lorenza Mammarella, che alle selezioni nazionali ha vinto la fascia di Miss Mondo Cinema. Apriamo la pagina sportiva, seduta di allenamento sul campo in erba del Poggio questo pomeriggio per il Pescara, che continua la marcia di avvicinamento alla trasferta di Pontedera, in programma domenica alle 17.30. Non si sono allenati in gruppo Ingrosso, Rizzo e Galano. Il tecnico Autieri ha mischiato le carte provando sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1, ma non siamo ancora vicini al giorno della partita e nessuna ipotesi può essere scartata. Resta anche la più remota possibilità che il tecnico siciliano possa rispolverare il 3-4-3. Se ne saprà di più nelle prossime sedute, quando Autieri farà le prove generali per la gara dello stadio Mannucci. Intanto sono state diramate le designazioni arbitrali della 15ª giornata di Serie C. Pontedera Pescara sarà arbitrata da Michele Del Rio di Reggio Emilia. Teramo Olbia sarà diretta da Marco Emanuele di Pisa. Il pareggio col Pescara ha dato grande fiducia al Teramo, anche se la squadra è tornata in zona play-out e ora deve ricominciare ad accelerare. Ne è convinto il difensore Piacentini, tra i migliori dell'Adriatico, il quale parla anche dell'avvento della nuova proprietà. Ascoltiamolo.
Sicuramente si sono presentati come delle bravissime persone che si sono messe subito a disposizione della squadra, e subito il primo giorno quando si sono presentati ci hanno detto che avrebbero fatto tutto il possibile per migliorare qualsiasi cosa ci fosse da migliorare, avrebbero fatto tutto il possibile per farlo. Non so se è la miglior partita che ho giocato, però secondo me abbiamo fatto in generale molto bene. Poi secondo me anche a livello personale ho fatto abbastanza bene, e ovviamente sotto il punto di vista difensivo, magari con la palla potevo fare una partita un po', diciamo, migliore, però non so se è la miglior partita, proprio per, cioè, parlando sia di fase difensiva che di fase in possesso palla, non lo so, però secondo me abbiamo fatto proprio anche in generale a livello difensivo una buona partita. Due buoni risultati per Mana e Pescara, però il Terno è di nuovo in zona pre-alta, immagino che un po' comunque vi dia fastidio ritrovarmi con la notte. Certo, cioè, il pensiero c'è sempre quando, soprattutto quando siamo in zona play-out, bisogna sicuramente fare qualcosa in più. Adesso abbiamo per fortuna questa serie di partite in cui speriamo di fare dei punti che ci riescano a proiettare in un'altra zona di classifica, diciamo. Fino a Natale ci saranno impegni in sequenza abbastanza complessi, e sarà un momento importante del campionato. Secondo me è molto importante, anche per, come dicevamo prima, per il fatto di come stiamo in classifica, la nostra posizione. Quindi secondo me è un importante, potrebbe essere un punto di svolta, diciamo, per noi come squadra. Come cambia avere Agostino dietro rispetto a Tozzo? No, Agostino è secondo me un ottimo portiere, anche lui è giovane, è più giovane di Andrea, però secondo me si è dimostrato pronto, all'altezza, e quindi anche questo è un segnale che secondo me i ragazzi anche giovani, se si allenano costantemente bene, possono, appena trovano spazio, possono fare bene. Parliamo ora di Serie D. Il gol di Alonzi in pieno recupero ha permesso alla Vastese di centrare la prima vittoria casalinga di questo campionato. Un successo che può aiutare la squadra a crescere, secondo il difensore Mattia Altobelli, dispiaciuto per la mancanza di pubblico all'Aragona. Lo ascoltiamo nel suo intervento durante la nostra trasmissione all'Abruzzo del Pallone. A noi ci è dispiaciuto, perché comunque era una bella partita ed è bella giocare con la nostra tifoseria che ci dà una mano, perché in questo momento, dato che comunque abbiamo passato questo periodo, stiamo passando questo periodo e cerchiamo di uscirne fuori, serve anche una mano da parte loro, che ci aiuta a spingere, ci caccia energie che magari non abbiamo in quel momento. Queste difficoltà da dove derivano, tu che le vivi dall'interno? Io personalmente penso che comunque queste dinamiche possono partire anche da un fattore che, e credo, psicologico, perché nel momento in cui tu vai affrontare squadre, comunque fai la prestazione, magari episodi non ti girano a favore, un po' secondo me ti demoralizza, e questo fattore, poi una volta che entri in quel tunnel non è semplice uscire, quindi secondo me oggi ci può portare a una svolta a questo campionato. Ed è quello che ci serviva, perché comunque la vittoria ti dà sempre fiducia, ti fa sentire più sicuri, la vivi diversamente, perché i numeri dicono che comunque i gol ne abbiamo fatti pochi e ne abbiamo presi pochi, quindi però come hai detto tu, Alonzi si è svegliato, secondo me lui è un ragazzo che dà tanto in partita, poi purtroppo ci sono anche gli avversari, La parte tattica noi la facciamo tutti i giorni e proviamo tante cose, però poi magari in campo ci sono dinamiche, poi anche se, ritornando al fattore di prima, che se non vengono i risultati perdi quella fiducia, perdi tante cose ed è difficile poi magari farle riuscire bene quelle cose che proviamo durante gli allenamenti. Io dal primo giorno di ritiro che mi sono presentato quest'anno, guardando i miei compagni, ho detto bene, quest'anno ci possiamo divertire, comunque vedevo gente che ha delle grandissime qualità, e quindi il mio primo pensiero è stato quello, poi sfortunatamente gli episodi, tante altre dinamiche non ci ha portato dei risultati, ma
secondo me, se ci mettiamo lì e riusciamo a dare continuità a questi risultati positivi, ci possiamo togliere tanti sassolini dalle scarpe. Ed è tutto per questa edizione, l'appuntamento è con il TG della notte alle 23, grazie per essere stati con noi, arrivederci.